importante è vivere nella legalità, se vogliamo cambiare, se vogliamo anche trovare posti di lavoro per i nostri figli, è sempre la legalità quella che premia, è sempre il rispetto delle regole che ci aiuterà a fare delle nostre regioni, soprattutto di quelle del sud, delle regioni in cui si possa vivere veramente bene. Non basta la repressione, cioè quella attuata dai magistrati e dagli uomini delle forze dell'ordine, ma è necessario che la scuola si impegni tanto nell'educazione dei suoi giovani. E questo credo che tante scuole di Caserta, della Campania in generale, lo fanno con grande entusiasmo e con grande voglia di fare una cosa bella per i nostri giovani. Ricordo tanti anni fa, proprio nel 93 e nel 94, all'inizio di questi miei tour parlando di Giovanni della Legalità, chiesi a un giovane: ma per te il boss cos'è? E lui mi rispose: boss è bello, guadagna e fa guadagnare. Sino a quando noi non riusciremo a sradicare dalla mente dei nostri giovani che bello è morte, che bello è carcere, non riusciremo mai a far cambiare la società. E sicuramente il pensiero, bisogna anche pensare che l'economia malata delle nostre regioni, cioè un'economia dove le varie organizzazioni mafiose annullano la libertà del mercato, e la concorrenza, la libera concorrenza, anche quello è un fattore che taglia posti di lavoro. Il punto è che qualche anno fa una indagine diceva che se nelle zone del sud non ci fossero le varie organizzazioni criminali, il sud avrebbe uno sviluppo uguale se non superiore a quello del nord. Quindi non è solo un fatto di idee, di bellezza di idee la legalità, è anche un fatto pratico, economicamente parlando. Lo Stato deve sicuramente impegnare, perché noi è da secoli che siamo sempre le regioni più defraudate, cioè quelle che pagano le tasse ma che in realtà spesso non c'è quel ricambio, quell'attenzione maggiore per lo sviluppo economico. Ci potrebbero essere tante iniziative economiche che potrebbero fare decollare l'economia delle nostre zone. Questo come professoressa di medicina.